Riccardo, torniamo a far punti, partiamo da qui, c'era tanta voglia. Sì, c'era tanta voglia, l'abbiamo dimostrato fornendo una partita di ottimo livello, soprattutto dal punto di vista dell'intensità, dal punto di vista fisico. Siamo tornati a giocare con la nostra identità, nel primo tempo meritavamo almeno due gol secondo me, e nel secondo tempo siamo riusciti a rimetterla in piedi, secondo me meritavamo anche di vincerla. Il ritornello ormai che va avanti da tanto, veramente usciamo dal campo anche oggi con tanto amaro in bocca. Se la vincevamo credo non avremmo rubato niente. No, credo di no, però le partite sono queste. Potevamo fare due gol al primo tempo, invece l'abbiamo subito. Nel secondo tempo magari abbiamo giocato meno bene, abbiamo fatto gol, però sicuramente questa è la strada giusta e dovremmo continuare così anche sabato prossimo. Sabato prossimo arriva il Palermo, c'è un po' la sensazione che possa essere la grande occasione per chiudere il discorso? Sì, può esserlo, però dobbiamo entrare con la stessa determinazione che metterà il Palermo, che avrà una fame di punti incredibile. Solo così riusciremo a giocare con la nostra qualità, altrimenti rischieremo di andare in difficoltà contro una squadra che ha bisogno di punti. Quanta soddisfazione per quel gol? Molta, cioè, sono molto contento e felice perché il mio primo gol nei professionisti, quindi sono molto molto contento. Poi sono contento anche perché il gol è servito a pareggiare una partita difficile da recuperare e siamo tornati a far punti, quindi sono molto soddisfatto. Siamo tornati a far punti, ma anche stasera usciamo dal campo con molte recriminazioni per un risultato che ci lascia l'amaro in bocca. Sì, sicuramente abbiamo fatto una grande partita, ma penso che se continuiamo su questa strada con queste prestazioni, prima o poi il risultato positivo arriverà e torneremo a vincere. Impressione, lo dicevamo con Saponara, sabato col Palermo, l'occasione giusta per chiudere il discorso salvezza? Ma speriamo, adesso lavoreremo questa settimana al massimo per arrivare pronto alla partita, che sarà comunque una partita molto importante per noi, perché come dici te ci permetterebbe di avvicinarsi molto di più alla salvezza. Luca, un pareggio che ci fa muovere la classifica e ci leviamo da questa quota 34. Sì, sicuramente è stato importante non aver perso questa partita, che comunque abbiamo invertito un trend di partita nella quale venivamo da 4 sconfitte. L'importante è aver portato a casa questo punto, che comunque ci dà una spinta importante per fare bene la prossima partita ancora in casa. Negli ultimi periodi Giampaolo ti usa sempre con maggior frequenza, sei un'arma in più e anche stasera sei entrato benissimo nello scampolo di gara. Sì, spero che comunque continui a farlo, perché comunque mi faccio sempre trovare pronto e ringrazio il mister per avermi dato queste chance. Stasera l'1-1 ci sta stretto, questo è un po' il giudizio unanime. Che partita hai visto? Insomma, da dove si può partire per andare a fare risultato pieno col Palermo? No, sicuramente bisogna ripartire dal gioco, che è stato sempre il nostro motto. L'importante è aver agguantato, come ti ho detto prima, il pareggio. Secondo me potevamo portare a casa qualcosa in più, però con i pali, con le traverse, col sé non si va da nessuna parte, come ho già detto.